tre. Ok, grazie ragazzi. Micro lì. I prossimi, Frank contro NASA. Bella Jake, come va? Bella Fra, tutto bene. Allora, quando comunque ho iniziato a preparare l'intervista, è subito sorta una difficoltà. Cioè, sei bravissimo sia come rapper MC che come produttore. Quindi, dove inizio? Cioè, non... Ma guarda, sicuramente io sono più rapper che produttore, cioè la mia figura è più quella di un MC, come si suol dire, però mi sono sempre anche divertito con le macchine, mi piace produrre, non sempre, ho fatto anche degli anni un po' di pausa così, quindi direi fondamentalmente rapper, assolutamente. La prima domanda è, c'è qualcosa del produttore che ti aiuta quando comunque fai cioè, le tue repate e viceversa? Sì, assolutamente, perché soprattutto quando produci e sei un produttore che è anche rapper, concepisci le tue basi col fatto che ci sarà la voce sopra, che fa molta differenza, perché molti produttori hanno il vizio di mettere 100 suoni, comunque di fare l'orchestra, però molto spesso poi non c'è spazio per la voce quando poi vai a rapparci. E quindi fondamentalmente è importante, quando sei produttore, pensare al fatto che ci sarà sopra la voce di un rapper. E viceversa, quando vai a trovare una base, vai a cercare quella roba che dia spazio, che non copra troppo la voce, ecco, fondamentalmente. È un connubio che viene naturale poi quando fai entrambe le cose. È mai successo di aver realizzato un beat per qualche artista che poi in realtà ti è venuta la fotta di scriverci e hai detto no, lo tengo per me? Sì, è capitato qualche volta, e fondamentalmente bisogna non darglieli prima, bisogna girare un po' e decidi se è il caso. Però sì, molto spesso produco target, nel senso mi chiedono un certo tipo di beat, allora io vado lì e faccio. Quindi a volte il beat è già con la mentalità, lo devo dare a qualcun altro. Okay. Però fondamentalmente ho la prima... Diciamo, l'esclusiva. L'esclusiva ce l'ho io, giustamente. Ecco. Una spoilerata, cioè nel senso, presto vedremo Gian Gillion, intervisteremo anche lui. E spacca secondo me tantissimo, esatto. So che comunque avete lo studio insieme, esatto, Cavo Studios. E come vi trovate? Ma molto bene, perché siamo due persone simili come attitudine, siamo sciallati, non so come dire, siamo persone molto tranquille, ci troviamo bene. Poi a livello artistico, pur avendo delle differenze di sound, ci siamo trovati, ci siamo ispirati a vicenda, nel senso, quindi comunque è una bella situazione. Come dicevamo prima fuori dall'intervista, devi portarti a casa delle situazioni tranquille. Per me è importante, quando sono in studio, lavorare con delle persone con la vibra giusta, che sembra una banalità, però no, a casa, in studio, devi avere sempre un clima positivo, perché altrimenti non riesci a lavorare. Ma questo va dall'operaio al milionario, nel senso, devi avere un ambiente che ti stimoli e che non ti avveleni quotidianamente. Quindi è molto importante per me questa cosa, in tutti gli ambiti della mia vita, non avvelenarmi con presenze negative, che nel mondo della musica sono parecchie, perché dove c'è in ballo soldi, interessi, business, fama, chiaramente chiama tanta negatività e tanto egoismo, e io non ragiono così, e quindi cerco di circondarmi di persone positive. Che la pensa come te. Oggi siamo alla Layup, dove sarai il giudice del contest di freestyle. E cosa provi cioè nel senso, comunque sei partito come MC, sei anche produttore, adesso comunque sei giudice di un evento comunque abbastanza importante. Uh-huh. E ti senti un po', come posso dire, una figura importante del rap? Ma nel senso, spero che lo dicano gli altri piuttosto che me lo autodica, nel senso, non è carino, però sì, sicuramente in questi anni, facendo la cosa che mi piace, nel modo in cui mi piace soprattutto, senza troppi compromessi, tra virgolette, anche se al giorno d'oggi le possibilità sono molteplici, però mi sento comunque parte di questo movimento e non ho esaurito le cartucce, nel senso, sono contento perché sento ancora tanto, tanto fuoco dentro da questo punto di vista, e spero che la cosa sia visibile agli occhi e alle orecchie delle persone. Però sì, sicuramente mi sento una figura
se non di riferimento, ti ripeto, me lo spero me lo dicano gli altri. Sì, beh, non sento una figura importante di questo movimento, perché hai fatto il tuo e stai facendo il tuo. L'ho cavalcato anche in momenti negativi senza mai mollare. Questa è una cosa che poi nel tempo mi ha premiato, mi ha tolto anche dall'ansia di fare il disco che deve svoltare, altrimenti sono finito. Mi piace insegnare anche rap nei laboratori, ho lo studio di registrazione, produco rap, cioè la mia vita è proprio 100% hip hop, quindi cerco di portare avanti questo lifestyle senza fare dogmatismi, senza essere talebano della cosa, però comunque mi piace vivere di pop come lo sento. Tra l'altro sei stato, secondo me, 1 o 2 mesi fa proprio a Reggio da noi, nello studio di è il fratello di un mio amico, ok, quindi, a far lezione. Esatto, esatto, lì è stato un mix fra produzioni e rap, diciamo. Per prima ho costruito un beat, poi i ragazzi hanno rappato, è stato bello, è stato un bello scambio anche con persone che sono in ascesa, che stanno iniziando, quindi è bello trasmettere un po' di conoscenza per quello che è possibile poi nello spazio di qualche ora, però è stata una bella esperienza. Penso che ci siamo divertiti e abbiamo imparato qualcosa, ecco, è figo. Ottimo. Ascolteremo il tuo nuovo album nel 2018? 2018, sì, voglio sperare di sì, guarda, sicuramente dopo l'estate il disco sarà finito, anzi durante l'estate lo terminerò, sono a una decina di pezzi chiusi, quindi si parla di aggiungere 2 o 3 cose, non voglio fare un disco con troppi pezzi, perché comunque ho delle robe molto dense, molto soddisfacenti dal mio punto di vista, quindi non voglio riempirlo con cose che magari sono messe lì per fare numero, non troppi featuring, insomma dai, vediamo, perché sono molto preso bene, in più dopo Jack Uccide sono 2 anni abbondanti che non esce un disco, quindi anche un bel tempo al giorno d'oggi dove devi fare singoli, devi ultra produrre, lo sono consapevole di questa dinamica, però me ne sbatto anche abbastanza il cazzo, sì, guarda. Cioè io non ho l'ansia di dover fare un disco ogni 6 mesi, chiaramente ne paghi le conseguenze non avendo magari sempre singoli fuori, però preferisco muovermi così e penso che poi quando il disco uscirà mi prenderò delle soddisfazioni anche da quel punto di vista. Ne siamo convinti anche noi. All'interno del nostro portale cerchiamo sempre di dare dei consigli agli artisti emergenti. Hai qualche consiglio che vorresti dargli? Sì, che è il consiglio che do quasi sempre agli emergenti con cui mi confronto è: non fatevi stregare dal momento storico in cui siete e cercate di ragionare a lungo termine, che sembra una cosa molto astratta, però in realtà è fondamentale, perché quando tu ti affianchi e ti fai definire da un suono, da un momento storico, ne rimarrai vittima, non so come dirti, rimarrai, magari raggiungerai l'apice in un momento, però quello che devi fare è porre delle basi, cioè porre delle basi in previsione del fatto che il suono cambierà, predisporre già il tuo cervello al cambiamento, presupporre che la carriera artistica è sempre in mutare, ci sono dei momenti di up and down, o comunque ci sono momenti in cui devi cambiare tu, devi riuscire a fare uno step per non rimanere vittima del momento storico, e quindi cercare di non fare solo una cosa, nel senso cercare di scrivere a 360, di usare più sonorità, e di trovare un marchio proprio, che è la cosa fondamentale, sì. Perché oggi escono 10 rapper, mentre sto parlando sono già usciti 2 dischi, adesso altri 2, quindi, nel senso, fate attenzione a cercare di essere solo voi stessi, è la sfida principale. Jack, noi ti ringraziamo per l'intervista. Grazie Fra, ci vediamo presto. Grazie ragazzi, ci vediamo presto. We'll be right back.